Questo è lo stabile popolare degli italiani. Fa un po' questo, cioè un po'. Anche, sì. Ma non solo. Chiedendo la certificazione in originale del paese di origine, noi abbiamo avuto la possibilità di escludere quelli che non avevano diritto, che magari hanno la villa in Marocco. Ma voi avete accertato quanti casi di questo tipo? Quanti casi? Ci sono stati numerosi casi. Tipo quanti? Decine. Io da quando praticamente lavoro qui con un anno abbiamo già individuato due persone. Su? Ora sono, su 70-80, però stiamo facendo controlli. Saranno il 2%. Sì. Gli italiani che hanno una casa di proprietà o una casa non possono mentire, mentre gli stranieri finora potevano farlo. Beh, ci sono i controlli però, no, che l'Italia può fare, sì, no? Come hanno fatto tutte le amministrazioni di sinistra precedenti, perché non hanno fatto. Non li facevano. Con le case popolari piene di stranieri che hanno la casa all'estero. La nostra gente si è fatta abituare dai trucchi illusionistici di qualche politicuccio.